Raga, bentornati in un nuovissimo video. Oggi andremo a vedere le migliori giocate più intelligenti durante la stagione di Halloween. Andiamo a vedere le migliori giocate, i migliori player che hanno fatto delle cose assurde durante questa stagione di Halloween. Prima di iniziare con il video, ragazzi, ci tenevo a mandare l'amicizia ad uno di voi che mi supporta come creatore nel negozio oggetti e che ha spammato il suo ID qui sotto nei commenti. Grazie mille, Edo223, per aver spammato il tuo ID e aver usato il codice Lollopollo nello shop e esserti iscritto al canale ed aver guardato il video fino alla fine, l'iscritto perfetto. Grazie mille, bro. Ti sei meritato l'amicizia, direi. Siamo sul canale di Top Fan Gaming, che ogni volta ci sforna delle playlist di giocate assurde, veramente, veramente top, ragazzi. Quindi vi lascio il link in descrizione, passate dal canale originale, ovviamente. Adesso però iniziamo con la quindicesima clip e andiamo a vedere che cosa succede. Vediamo, arriva con la macchina e è seduto al sedile dietro con una skin completamente nera. Guardate, esce dal sedile e uccide i giocatori senza farsi vedere. Questa è veramente una delle giocate più geniali di sempre, ragazzi. Guardate, esce dal sedile e spara senza farsi vedere. Guardate, ma quante kill fa? Ne ha fatte tipo 7. Oh mio Dio, ne ha fatte 4 da un finestrino di un'auto. Ma è incredibile, ragazzi. Veramente una delle kill più belle che ho visto fino ad ora. Spostiamoci adesso direttamente alla 14esima clip e andiamo a vedere che cosa succede. Allora, usa i lancia... Come si chiamano, ragazzi? I paracaduti. Vediamo un po'. Granata d'impulso. Lancia un paracadute e boom. Spara. Oh mio Dio, ragazzi. Ma questo è un pro assurdo. Ovviamente, se lancia il paracadute sotto i piedi di uno, quello volerà in aria e non avrà il tempo di costruire. Quindi potrete spararlo come volete. Quindi, ottima giocata. Poi lo usa anche per entrare all'interno del suo box e finirlo, ragazzi. Mamma mia, che giocatore. Veramente uno dei migliori di questa season di Halloween. Guardate come lo spara in aria, lo lasera. Poi arriva, boom, spara e lancia. Mamma mia, che bella kill, raga. Che bella kill. Tredicesima clip, andiamo a vedere. Oh, che cosa ha fatto questo? Mamma mia, raga. Non so se ve ne siete resi conto. Cioè, raga, è saltato da un elicottero ad un altro. È saltato da un elicottero ad un altro. Dobbiamo rivederla. Guardate, guardate che cosa ha fatto, ragazzi. È saltato dall'elicottero blu fino all'elicottero rosso. Salendo sull'elicottero rosso ha ucciso il nemico. Poi è saltato fuori e ha ripreso l'elicottero blu, ragazzi. Cioè l'elicottero rosso che poi è diventato blu, che poi quello blu è diventato rosso, ma non fa niente. Avete presente quando volete uccidere il boss Wolverine in tutta tranquillità, ma non riuscite perché vi fa sempre fuori dato che siete troppo scarsi oppure lui è troppo forte? Ragazzi, il segreto è svelato. Sedetevi, anzi sedetevi, mettetevi sopra il camion di respawn e il boss Wolverine non vi farà nulla. Assurdo, raga, veramente assurdo. Guardate, potete combattere senza problemi e lui rimarrà sotto a dare picconate infinite al suo camioncino. Oh, ragazzi, questo nella macchina sta provando ad investire un giocatore, ma questo giocatore è talmente intelligente che gli costruisce delle scale al contrario in modo che lui con la macchina salti via. Guardate. E poi con un headshot lo finisce. Guardate. Non ci credo. Non ci credo, raga. Assurdo. Ma guardate che kill che ha fatto questo. Numero 10, ragazzi. C'entra qualcosa, Dottor Doom? Andiamo a vedere. Ragazzi, se utilizzate una tanica di benzina, tirate il potere di Dottor Doom. La tanica di benzina entrerà nel box e potrete uccidere il nemico in un modo molto tranquillo. Non male, direi. Guardate. Boom. Headshot. Numero 9, si scala la posizione, non vedo l'ora di arrivare alla prima. Anzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti quale clip preferite fino ad ora e quale secondo voi è la migliore giocata di questo periodo di Halloween, ragazzi. Vediamo un po' che cosa combina questo. Va qui con la palla di Dottor Doom, la lancia lì giù. Oh, ma non ci credo. Ma come ha fatto, raga? Ma non c'era... cioè, non l'ha visto neanche il nemico. Ma non ci credo. Numero 8. Ok, ragazzi, c'è qualcuno che è sopra di loro con una skybase. Guardate qua, potere di Iron Man, boom, cadono i nemici, vittoria reale. Non fate mai una skybase in questa stagione, ragazzi, perché non conviene. Ci sono troppi poteri che rischiano di farvi cadere, ragazzi. Posizione numero 7. Come prima si parla dei paracaduti che prima hanno devastato l'altro nemico. Vediamo adesso che cosa devasteranno. Vediamo. Boom. Oh, vabbè, raga. Ma io non ho capito neanche come ha fatto. Ma scusatemi. Ma io non sono capace neanche a colpirlo una volta col pompa. Questi mi fanno vedere cose strane. Ma andiamo a rivederlo. Andiamo a rivederlo perché non ho capito nulla. Dobbiamo metterlo al rallentatore, ragazzi. Allora, qua vedete in basso a destra il paracadute che sta cascando. Boom. Come ha fatto a colpirlo? Che quello...
Oh mio Dio, ragazzi. Ragazzi, guardate bene. Cioè, io adesso non vorrei fare il guastafeste, ok? Non vorrei fare il guastafeste. Ma guardate. Tira quel coso. Prepara il fucile a pompa. Il coso a terra. Spara, ma il muro c'è ancora! Ma come ha fatto? Poi costruisce un altro muro, lo edita, costruisce una scala, modifica la scala, spara e lo uccide. Raga, io in tutto questo tempo non avrei neanche fatto in tempo a lanciare il paracadute. Non so se ci rendiamo conto della gravità della situazione qui, mi sa che sono un po' troppo scarso, ragazzi. Vabbè, comunque non fa niente, GG per te e andiamo avanti. Non lo so, ragazzi, io a quanto pare non lo avrei killato mai nella vita questo. Posizione 6 e poi si entra nella top 5 di questa classifica, ragazzi. Vediamo che cosa fa questo ragazzo con la bomba ballerina. Lo tira sull'elicottero. Oh, GG bro. Questa è una giocata davvero intelligentissima. Se tiri una granata ballerina all'interno di un elicottero, il nemico cadrà nel vuoto, ragazzi. Top. Posizione numero 5, entriamo nella top 5 e vediamo un po' che cosa succede. Sempre con il paracadute, ragazzi. Ovviamente lancia il paracadute, ne lancia due. Sì, vabbè, ragazzi. Ma questo ha calcolato anche lo spazio dove atterrava l'altro per rompere il box. Ma che cosa? Ma come ha fatto? Dai, raga, veramente. Cioè, lui ha calcolato tutto. Ma io non saprei manco. Vabbè, lasciamo perdere, che è meglio. Numero 4. Ok, vediamo un po'. Trappola. Ok. Povero nemico, ragazzi. Ma che cosa gli hanno fatto? Ma cosa gli hanno fatto? Guardate, stava volendo avanti e dietro. Non stava capendo niente, poverino. L'hanno dovuto uccidere a fucile d'assalto, penso. Stavano sparando continuamente e il nemico si è trovato completamente in trappola. Top 3, ragazzi. Si entra nelle 3 clip più belle, probabilmente. Se pensate di aver visto tutto su Fortnite, beh, vi sbagliate. Non avete visto ancora questa kill, ragazzi. Guardate un po' che giocata ci combina questo. Boom. Assurdo, ragazzi. Prende un nemico al volo con la fiocina, lo a te. Boh, mamma mia, ragazzi, che spettacolo di giocate. Cosa che io probabilmente non farò mai in vita mia. Numero 2, ragazzi, andiamo avanti che è meglio. Magari non è il caso di fare le nostre giocate, ma ci sta, ragazzi, ci sta. Non sono così forte. Vediamo Iron Man, ci fa vedere Iron Man. Ok, sta costruendo il muro, modifica la scala e lo manda fuori dalla safe. Boom, potere di Iron Man, vittoria. GG, bro. Giocata davvero da 200 IQ, ragazzi. Perché ho fatto così? Non lo so. Numero 1, finalmente. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Se sarà la migliore giocata della stagione di Halloween oppure no. Ok, usa il piccone, prende il piccone. Bravo, molto bravo. Posso dire che è stato molto bravo, ragazzi. Probabilmente una delle migliori giocate fino adesso che abbiamo visto. Sì, 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 direi proprio la migliore, raga. Cioè, ragazzi, che dirvi? Abbiamo visto le migliori giocate di sempre di questa stagione di Halloween fino adesso. Fatemi sapere se voi avete fatto di meglio, se voi avete fatto kill assurde. Mandatemi delle clip su Instagram, mandatemi cose, fatemi vedere quanto siete pro, ragazzi. Nel frattempo compariranno dei video qui intorno, quindi cliccateli e troverete il mio bel faccino di nuovo in un altro video. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete questo video e ci vediamo domani con un nuovissimo video.